È un evento importante, è la prima volta, la 40ª edizione è la prima volta che viene espletata in Sicilia e abbiamo veramente lottato per ottenere questa, che la FIDAL nazionale ci concedesse l'organizzazione di questo evento importante, il più importante di Gregene Master, dove diciamo, all'interno di questa manifestazione già ci sono circa 20 discipline olimpiche che variano dai salti, salto in lungo, salto triplo, salto con l'asta, salto in alto, ai lanci, giavellotto, peso, martello, lancio del disco e così alle corse, dalla velocità ai 100 metri, ai 200, ai 400, agli ostacoli e al mezzofondo con 800, 1500, 5000, 2000 e 3000 siepi. Noi veramente è stata un'ardua impresa e per questo ringraziamo tutta l'amministrazione comunale perché ha dato l'anima affinché questo campo, il terzo in Italia, perché è un campo che sarà omologato a World Athletic, quindi capace di poter ospitare eventi nazionali ed internazionali. Quindi tutta la giunta, il sindaco in testa, gli assessori, l'assessore allo sport Fabio Mangiagli, così come l'assessore ai lavori pubblici Giovanni Raciti, il RUP che ha gestito i lavori, che è veramente stato sempre presente affinché tutto procedesse nel miglior modo possibile. Certo, adesso ancora bisogna fare uno sforzo, infatti prego l'amministrazione attuale e quella che verrà di sostenere ancora perché questa manifestazione dà un impatto enorme nel nostro territorio, verranno migliaia di persone dai 35 anni in su, quindi si porteranno famiglie, a parte gli atleti, quindi gli allenatori, i tecnici, ed è un fiore all'occhiello per la nostra Sicilia, quindi abbiamo voluto che questo evento per la prima volta in Sicilia e che dal nord tutti quanti potessero capire che anche noi siamo all'altezza di avere impianti e poter ospitare eventi di una certa portata. È anche un po' una sorta di riscatto, diciamo così, della stagione, soprattutto anche per lo stadio Tupparello, che è stato ovviamente chiuso alla Ciriale Calcio e anche al pubblico, ovviamente, visto che la squadra granata è stata costretta ad emigrare. Purtroppo sì, questi lavori, ho visto che era stato un po' lasciato così abbandonato, però l'amministrazione è riuscita a ottenere i finanziamenti per poter fare ovviamente la pista di atletica. Non bisogna mollare adesso perché bisogna fare altri accorgimenti per quanto riguarda gli spalti, in modo che così tutta la gente che viene d'Italia possa veramente godersi la bellezza di Arice Reale e del territorio che in effetti merita.